giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, vogliamo far bene, anche se sarà una partita difficile perché giochiamo con una squadra forte, che secondo me è una squadra completa un po' in tutte le parti, è una squadra che ha dato continuità a un progetto di lavoro e di, a livello soprattutto tattico, con un allenatore che è già da un anno lì, che ha fatto già un ottimo lavoro. L'anno scorso sono arrivati ai playoff, quest'anno secondo me ha iniziato bene. E quel punto in classifico è bugiardo per quello che ho visto sia col Bari e soprattutto con la Pro Vercelli, quindi ci aspetta una partita molto difficile. In 13 giorni ci sono 4 partite, quindi bisogna valutare bene poi ogni partita, la condizione dei ragazzi. Sicuramente ci saranno in queste 4 partite dei cambi. Schiavi ha ripreso, è stato fermo soltanto mercoledì, mentre Eusebi ha lavorato a parte per gli ultimi 2 giorni, ha iniziato a toccare il pallone e fare le partitine, quindi è a disposizione. Gabbianetta c'ha questo problema al tallone da valutare, però spero che sia della partita. Qualche dubbio ancora davanti, e poi anche, essere sincero, sto valutando, poi decido domani la scelta anche del portiere. Stracoscia ha fatto bene, Stracoscia credo che ha delle ottime potenzialità, però sto valutando anche Pietro, che da no, con noi da 2 settimane, ha visto bene, poi domani decido, la notte porta consiglio, e quindi poi domani mattina deciderò. Lo Spezia è una squadra forte da metà campo in su, che ha giocatori bravi nell'uno contro uno, nell'attaccare la profondità, hanno ottima tecnica e anche fisicità. È una squadra anche fisica, aggressiva. Gioca a coda, sono convinto che verrà fuori e farà i gol. Li ha fatti in altre categorie e penso che farà anche in B. Se gioca Gabbionetta, se gioca Donnarumma e se gioca coda, come ha detto che gioca coda, io preferisco non dire neanche punti di riferimento, a dire la verità, cioè, che quindi i tre si possono muovere. Che a volte durante la gara può capitare di uno fare la punta centrale, l'altro all'esterno, e quindi se giocano con queste caratteristiche qui, se giochiamo con queste caratteristiche, se invece giochiamo con Troianiello, per dire, e Eusebi, cerchiamo più l'ampiezza, cerchiamo più i cross. Dobbiamo continuare con umiltà questo percorso di crescita, sia tatticamente sia di mentalità. Lo spirito è quello giusto, di una squadra che non molla mai, l'ha dimostrato nelle partite ufficiali, quindi questo in via è un aspetto importantissimo. Poi con l'aiuto dei nostri tifosi, i ragazzi danno sempre qualcosa in più, però dobbiamo sapere con i piedi per terra, con umiltà, perché poi è facile subire qualche sconfitta anche non meritata.